cari amici, bentornati nella cucina di Marina. Sono sempre in compagnia del mio Ibiscus, oggi abbiamo un bocciolo, quindi l'inno alla vita. Che cosa prepariamo per una giornata così calda di piena estate? Prepariamo un formaggio, ovviamente vegano, come tutte le ricette che andiamo a preparare in questa rassegna di cibo sano e vegano, e un formaggio spalmabile. Quante volte noi che abbiamo deciso di mangiare vegano, quindi non nutrirci più di nessun elemento di origine animale, abbiamo sentito la voglia, magari non so, di quello che poteva essere la ricotta, il Philadelphia, insomma questi formaggi che tu te li puoi spalmare su una fettina di pane e già questo magari ti sazia per uno snack, un aperitivo oppure anche una cena, perché no? Ebbene, noi possiamo benissimo mangiare degli ottimi formaggi di origine vegetale e oltretutto anche molto semplici, perché le nostre ricette sappiate che si fanno in brevissimo tempo. Anche questo è molto importante, fare qualche cosa di gustoso ma che non necessita di quelle preparazioni che devi aspettare il giorno dopo, devi fare, lievitare, filtrare e quant'altro. No, qua si fa e si mangia. Abbiamo semi di girasole, come quantitativo prendiamo come unità di misura una tazza, il succo di mezzo limone spremuto, la scorza di mezzo limone solo la parte gialla, ragione in più per usare un limone biologico, un cucchiaino scarso di lievito alimentare in scaglie, sale rosa dell'Himalaya, è il sale che io uso sempre per qualunque tipo di piatto perché è l'unico sale che secondo me vale la pena usare. Pepe nero, 3 cucchiai di olio extravergine di oliva, mezzo bicchiere d'acqua, prendiamo come unità di misura mezzo bicchiere, poi mano a mano che faremo il nostro formaggio useremo l'acqua fino a quando non otterremo la consistenza desiderata. Allora, amici vegani e non vegani che siete amanti del formaggio, siete pronti per provare qualche cosa da spalmare sul pane? In solo 2 minuti di preparazione abbiamo visto gli ingredienti che ci vogliono, ora non dobbiamo fare altro che trasferirli tutti quanti dentro il nostro tritatutto. Quindi metteremo i nostri semi di girasole, poi il nostro lievito alimentare, un cucchiaino raso di sale rosa dell'Himalaya, una macinata di pepe. Qui andate anche a occhio e soprattutto a gusto. A me piace abbastanza saporito, per cui non esagero, però gli do una tritata consistente. A questo punto mettiamo la nostra scorza di limone biologico, solo la parte gialla, mi raccomando. Quindi andremo ad aggiungere il succo del mezzo limone, un pochino appena di acqua, giusto per iniziare ad impastare, 3 cucchiai di olio extravergine di oliva ed ora iniziamo a tritare questi ingredienti assieme. Dopo qualche secondo avremo questa consistenza. Come vedete si sono già ben amalgamati tra di loro, però sono ancora grezzi. Aggiungiamo un pochino d'acqua. Ancora fino a raggiungere la cremosità che più desideriamo. E voilà! Il nostro formaggio spalmabile, vegano, buono e sano è pronto per essere mangiato. Amici, come avete visto, il nostro formaggio è rapidissimo. A questo punto non dobbiamo fare altro che trasferirlo in un contenitore, in una ciotola. Adesso facciamo una cosa, proviamo anche ad assaggiarlo. Abbiamo qua il pane autoprodotto, quello senza lievito, che se volete e seguite queste ricette lo potete trovare nelle varie ricette che abbiamo fatto per voi. Che cosa vi consiglio? Vi posso consigliare, se avete della gente a cena, di preparare delle fettine, magari anche di pane che potrebbero essere crackers integrali o fatti da voi. Gli potete mettere il formaggio
e sopra magari un pochino di verdura di stagione, come potrebbe essere un buon pomodorino pachino oppure quello che più vi piace, o anche un'oliva ad esempio, giusto per renderlo un pochino più così decorato, colorato e insaporito dalla verdura. Ma già di per sé, con tutti gli ingredienti che gli abbiamo messo, è comunque gustosissimo e super salutare. Quindi a questo punto io vi posso congedare augurandovi buon appetito, grazie per essere stati a casa mia, avere ascoltato questa ricetta, e fateci sapere se vi è piaciuta col formaggio spalmabile di Marina e dell'Hibiscus.